Di fronte ad alcune situazioni nel nostro mondo, molti si chiedono: ma i leader che sono alla guida delle nazioni capiscono che cosa significa vivere come una persona qualunque? Comprendono quanto possa essere difficile la vita? Sembra che Maria Antonietta, di fronte alle proteste del popolo francese per il prezzo del pane e la povertà insostenibile, disse: «Se non hanno pane, che mangino brioche?». Questa frase è diventata simbolo di quando si percepisce una certa distanza o uno sguardo dall'alto in basso da parte di chi dovrebbe guidarci e rappresentarci con saggezza. Nello spiegare ai suoi amici ebrei il ruolo di Gesù in cielo, Paolo si sofferma a spiegare che Gesù ha rinunciato alla sua divinità per camminare in mezzo a noi, per essere uno di noi, come noi. Ha dovuto imparare, mettersi nei nostri panni. Quando Gesù è venuto, ha dovuto spogliarsi delle sue prerogative, della sua onniscienza e farsi uomo. Voleva ricominciare da zero, dal sapere tutto e del non avere niente da imparare. Gesù è diventato uno che non sapeva niente e aveva tutto da imparare. Tutto. La sofferenza, dal primo vagito fino alla morte ingiusta. L'ubbidienza, l'esperienza stessa dell'apprendimento erano per lui tutte cose nuove. Gesù è stato con noi. Nessuno sguardo dall'alto al basso, nessuna distanza. Nel corso della storia, a volte anche rappresentanti della religione hanno dato questa idea di distanza, per esempio isolandosi dal mondo per avvicinarsi a Dio, anche quando il motivo sembrava apparentemente giusto. Anche essere un predicatore ti separava da coetanei, ti innalzava su un pulpito rischiando di creare distanza. Anche una chiesa, paradossalmente, può rischiare di separarsi dal resto della società. Ma Gesù ha dimostrato che non vuole che ci separiamo dal nostro prossimo. È venuto sulla terra per avvicinarsi a noi. Gesù avrebbe potuto semplicemente apparire sulla terra, sacrificarsi e poi risorgere immediatamente. Invece ha scelto di diventare uno di noi. Il santo divenne fratello del peccatore. Il prezzo del suo sangue ha riscattato ciascuno di noi. E quando la Bibbia ci descrive Gesù nel santuario celeste, sommo sacerdote dell'ordine di Melchisedec, ci mostra un Gesù che sa, che capisce. Capisce quanto il dolore ci renda deboli perché ha subito l'umiliazione della flagellazione e della crocifissione. Capisce gli attacchi sottili ma potenti del diavolo perché anche lui è stato tentato nell'episodio del deserto, nelle cose quotidiane. Egli conosce anche una tentazione che non potremmo immaginare. Quale tentazione deve essere stata per lui non lasciarsi sopraffare dall'emozione di fronte alle esternazioni di dolore di Marta e di Maria al funerale di Lazzaro? Deve essere stata dura a non agire avventatamente, ma attendere i tempi di Dio per dare una dimostrazione di potenza e di fede che potesse interpellare i suoi osservatori. La potenza di un capello del capo di Gesù fa impallidire qualsiasi tipo di forza e potenza dell'universo, eppure arrivò a sopportare la croce. E lì, sulla croce, invocò l'aiuto del Padre per la morte che stava affrontando. Il sacerdote che serve per noi nel Tempio non è un sacerdote scollegato, disconnesso da noi. È un ministro amorevole che è stato veramente tentato in tutti i punti, come noi.